Buongiorno, approfitto di questi primi giorni di giugno un po' freddi per mettervi al corrente di un ritrovamento molto interessante. È una statuetta, si chiama Gaston ed è stata ritrovata in un contesto molto particolare che adesso vi voglio mostrare. Per finire, sempre rimanendo nell'ambito della produzione non utilitaristica, vi presento questi due manufatti provenienti da contesti leggermente diversi, ma sempre a pochi metri di distanza. Questi due manufatti presentano particolarità interessanti che adesso possiamo vedere da vicino. Entrambi presentano una sbozzatura laterale fatta allo scopo di creare una punta molto allungata. In questo reperto la punta cilindrica risulta troncata. La forma intenzionale la si vede bene dal secondo reperto, che per fortuna si presenta intatto. Se l'intenzione era quella di creare un percussore, un lungo cilindro di impatto lo rendeva troppo fragile. E così lungo poi non era di nessuna utilità apparentemente. Ma ciò che svela che l'intenzione non era di creare un percussore è la lavorazione della base. Come vedete, la sfaccettatura triangolare e tagliente non lo rende uno strumento impugnabile. Allora, l'ipotesi più probabile è quella di una rappresentazione rituale, magari di un fallo, cosa che non è certo rara nella produzione che si sta evolvendo verso il neolitico. Come dimostra anche questo manufatto ritrovato dai francesi a Villeneuve nella Charente, il quale in un unico oggetto rituale rappresenta addirittura due sessi. Tornando alla strana base triangolare, il suo scopo potrebbe essere addirittura di rendere dinamica la rappresentazione di un fallo rituale, come dimostrerebbe questo mio piccolo esperimento. E direi che per oggi è tutto, arrivederci.